Amici di Start siamo qui oggi per parlare della manifestazione Piazza Jazz e ne parliamo con il direttore artistico, nonché ideatore di questa manifestazione, il maestro Giovanni Mazzarino. Giovanni, benvenuto e innanzitutto io vorrei chiederti una cosa, ci sono tante manifestazioni che, eh, in cui ovviamente si suona del jazz, perché Piazza Jazz è particolare? In realtà diciamo, ci sono tante manifestazioni, non dico tante, ma comunque sicuramente alcune molto importanti, voglio dire manifestazioni principi, come so, Umbria Jazz per esempio, no? Siena Jazz. Queste sicuramente sono le manifestazioni più importanti che hanno lo stesso tipo di modalità sostanzialmente. E per quanto appunto, concerne soprattutto i concerti e i seminari, piazza Jazz è, è, è particolare in quanto si fa e si effettua in un posto dove è molto difficile. Un posto, non necessariamente Piazza Armerina, ma intendo dire la Sicilia, ci sono tantissime difficoltà. Intanto, ci sono tantissime difficoltà anche per tanti allievi che devono raggiungere la Sicilia e il fatto di avere. Più di 115 iscritti quest'anno, e che provengono da, da tutte le parti d'Italia, per noi è un grande successo. Quindi, in questo, diciamo, ecco, ecco la caratteristica di Piazza Gesù. Ovviamente, è una manifestazione che ha per così dire copiato questi, questi grandi, grandi tableau importantissimi internazionali quali sicuramente Ombria Jazz devo dire che in Italia ci sono anche altre manifestazioni che stanno funzionando bene Di Piazza Jazz si sta parlando eh, sulla stampa nazionale quindi c'è un ritorno di immagine anche per Piazza Armerina? Ma sicuramente la forma di eh, diciamo, turismo culturale è sicuramente il primo veicolo cioè un'amministrazione un politica che non, che non sta attenta a questa cosa assolutamente, sicuramente non raggiungerà un obiettivo diciamo, decisamente importante. A maggior ragione Piazza Armerina, che è un paese a vocazione turistica, in quanto ha ah, la Villa Romana del Casale, che è uno dei più grandi siti, voglio dire, sicuramente, patrimonio dell'umanità, è uno dei più importanti siti mondiali, cioè, ecco, se non sfrutta questa grande occasione Piazza Armerina, proprio di fare venire gente, non soltanto per la villa romana del casale o per il centro storico, eccetera, eccetera ma soprattutto per fare fruire il centro storico e fare fruire tutto quello che l'economia in genere, che può girare intorno. Giovanni ci sono tante manifestazioni che si svolgono a Piazza Almerina e ovviamente ogni volta si parla di eh, manifestazioni che attraggono turismo, ma noi per Piazza Gels siamo nelle condizioni di poter fare dei numeri? Allora noi i numeri li facciamo, io vorrei spendere però due parole prima per quanto riguarda fare turismo, cioè il problema di fare turismo è fare, voglio dire, fare uscire delle persone che già comunque vivono a Piazza Almerina da casa, magari perché c'è una manifestazione di tipo popolare è sicuramente una cosa molto importante, anche lì la politica deve stare attenta a questo aspetto. Ma Fare turismo culturale è un'altra cosa, cioè dove significa che vengono tantissime persone che vengono per questo tipo di evento, quindi sono diciamo come dire è un'utenza assolutamente precisa, un'utenza assolutamente affezionata, sicuramente è una grande opportunità. È una grande opportunità perché diciamo soltanto i numeri, magari ecco, questi possono essere sicuramente utili e più immediati. 120 corsisti eh, che a loro volta hanno portato con, con loro fidanzate, mariti, mogli, e compagnia bella, addirittura sono famiglie intere, per esempio di ragazzi che hanno 18, 19 anni, 20 anni, sono venuti direttamente con le famiglie che hanno approfittato di questi quattro giorni per fare una settimana. Addirittura alcuni arrivano due giorni prima. Quindi diciamo quindi 120 che moltiplicato già siamo arrivati a, a più di 200, 35 docenti e una serie di operatori importanti che lavorano perché chiaramente questa è una manifestazione che ha bisogno almeno di uno staff almeno di 30-40 persone Dico, mi riferisco a quelli del service piuttosto che a quelli degli noleggi strumenti, in particolar modo del pianoforte eccetera, e in più tutta l'utenza che viene a vedere i concerti, che ad oggi noi in prevendita già abbiamo circa 400 abbonamenti. 400 abbonamenti questo significa che c'è cioè, 400, persone, che, 400 ovviamente. persone abbonamenti, non dico biglietti perché la differenza è questa, perché il biglietto la persona potrebbe venire alla sera e andarsene, abbonamenti significa che ci sono 400 persone che hanno deciso di fermarsi a Piazza Armerino. Noi stimiamo diciamo, almeno un 600 posti letto. Quanto costa questa manifestazione al Comune di Piazza Almerina? Perché su questo c'è stata qualche piccola polemica. Ma sì, sono le classiche polemiche, voglio dire, lo, lo, lo dico con l'accezione la, negativa del termine, sono le, come dire, le polemiche da paese, laddove per me paese non è paese, realmente, può essere anche una città, voglio dire. No? In realtà eh, diciamo, tutti hanno inventato cifre, hanno detto cifre dell'altro mondo. Questo festival, io posso dire, facciamo al contrario, questo festival ha un costo di circa 90.000 euro il comune dà 20.000 euro, quindi quasi un quinto o leggermente più di un quinto. Quindi tutto il resto sono, in realtà, sono e, e questi soldi sono esclusivamente dati per i seminari dell'alta specializzazione per la musica jazz. Il, in realtà tutto il resto è rischio imprenditoriale. Rischio imprenditoriale dell'associazione culturale non solo jazz che io rappresento, sponsor privati, le rette di tutti gli allievi e... E i biglietti, l'ingresso dei biglietti, quindi tutto il resto si, si basa su altro tipo di risorse e non sicuramente, quindi voglio dire in realtà diciamo che il comune dà 20.000 euro e la città invece ottiene 60.000 euro, mi sembra che sia un buon affare. No? Ok, adesso parliamo invece proprio della manifestazione dal punto di vista musicale, innanzitutto spieghiamo bene perché ovviamente ci sono degli allievi. Che fanno questi allievi all'interno della manifestazione? I corsi, I corsi di piazza jazz sono i corsi dell'alta specializzazione per la musica jazz. Vengono tenuti da docenti di fama nazionale e internazionale e loro, eh, puntualmente ogni giorno, per quattro giorni, presso il convento di, San, di Sant'Anna, studiano per sei ore al giorno. Facciamo Quindi, i nomi dei docenti. I nomi dei docenti, li dovrei ricordare tutti. Allora, Steve Suolo si, eh, si occuperà di musica d'insieme e basso elettrico. Eh, Adam Nussbaum sarà batteria. Francesco Cafiso, Sassofoni e Musica d'Insieme, Giuseppe Mirabella, chitarra e musica d'insieme, Cinzia Spata, chitarra e musica d'insieme e laboratorio vocale. Poi abbiamo ancora Flora Faia, poi abbiamo Stefano Bagnoli, laboratorio ritmico, Riccardo Fioravanti, contrabbasso, Rosario Bonaccorso, contrabbasso e basso elettrico e poi abbiamo anche il workshop di fotografia, questa è una novità tenuta dal maestro Pino Ninfa che è un grandissimo fotografo, fotografo ufficiale dell'Enel, dell'Eineken, dell della Porsche, di Umbriagese, di tante altre manifestazioni e diciamo, aziende a livello mondiale. E poi chi c'è ancora? Sono 35, sono tanti, e poi ci sono tanti assistenti docenti, questa è la novità anche di quest'anno tutti i docenti molto bravi, giovani e rigorosamente siciliani che sono stati chiamati a risolvere un compito difficile, quello proprio di fare l'assistente, perché l'assistente non è una cosa facile. E quindi devo dire che nonostante la loro giovane età sono veramente in grado e sono veramente in gamba. Quindi si studia sei ore al giorno a seconda i vari moduli di studio. Chiaramente se uno è cantante prenderà, diciamo, a, a, opterà per il, strume, eh, per il modulo cantanti, se uno è strum, uno strumentista opterà per il modulo strumentisti che poi prevedono insomma, delle cose in particolare che sono un po' più lunghe da spiegare. Qui. Parliamo degli spettacoli invece che ci saranno ovviamente durante tutta la giornata ma anche soprattutto la sera. Ci sono due grossi nomi quest'anno, Stefano Bollani e Gino Paoli. Come è organizzato invece dal punto di vista degli spettacoli? Allora, per quanto concerne diciamo, l'agenda no, dei concerti, eh, ci sono cinque concerti al giorno di cui tre sono a ingresso gratuito e soltanto due, quelli del, che si svolgeranno presso l'altro della biblioteca comunale, sono a pagamento, quello delle 9 e quello delle 10. Ecco il 28 luglio aprirà proprio Stefano Bollani con eh, il concerto, eh, non aprirà voglio dire il concerto Stefano Bollani, aprirà Enrico Zanisi che è vincitore del Rotary Jazz Award che è un premio internazionale che si svolge a Vittorio ogni anno e il vincitore di questo premio apre la rassegna di Piazza Armerina. Subito dopo, alle 10, sarà la volta di Stefano Bollani, che è un concerto strepitoso, tutti conoscono Stefano Bollani, in particolar modo Stefano Bollani piano solo, che è veramente un concerto eccellente così vale anche per le altre sere, ci sarà eh, il 29, venerdì 29 aprirà Giovanni Guidi e Gianluca Petrella. Giovanni Guidi ormai è un pianista affermatissimo ormai in Italia, Gianluca Petrella grande trombonista che suona anche nel gruppo di Rava, oltre ad essere leader dei suoi progetti musicali e subito dopo invece Steve Suolo, meglio ancora Cinzia Spada con Steve Suolo. Cinzia Spada canterà la musica di Steve Suolo, perché quest'anno il festival diciamo, a livello concertistico è proprio dedicato a Steve Suolo. E invece il 30 ci sarò io, cercherò di fare il padrone di casa in questo caso, cercherò e, e, e presenterò anche il mio nuovo disco in Sicilia, una suite con Pino Ninfa, quindi ci sarà un concerto che sarà non soltanto diciamo, a livello musicale ma soprattutto anche a livello di immagini fotografiche di questo, appunto, di questo progetto che abbiamo fatto insieme a Pino Ninfa. E dopo, e dopo il mio concerto e dopo le proiezioni appunto, della Sicilia, in Sicilia una suite, il concerto di Gino Paoli che appunto, chiuderà la manifestazione a tutti gli effetti. Poi il 31 mattina... Al teatro Garibaldi ci sarà invece un concerto di Carme Spadafora e presenterà anche il suo nuovo ultimo lavoro discografico. Ricordo agli amici di Start che possono avere tutte le notizie sulla manifestazione Piazza Jazz eh, direttamente sul nostro sito alla pagina Avvenimenti oppure possono trovare eh, tutto quanto riguarda spettac gli spettacoli eh, nel sito piazzajazz.it. Eh, Giovanni, prima di concludere c'è qualcuno che vuoi ringraziare? Ma, sicuramente eh, ci sono dei partner molto importanti quali Jazzit per esempio che è la rivista, una delle riviste più importanti in Italia che verrà proprio qui a Piazza Ermerina e Piazza Ermerina farà parte della cosiddetta Cittadelle del jazz questa è una cosa molto importante e avrà anche una risonanza devo dire, nazionale e voglio ringraziare il mio ufficio stampa che ha lavorato molto bene devo dire, per fare conoscere molto, molto questa manifestazione in tutta Italia voglio ringraziare anche il CESM che è il centro studi etneo musicali che si trova appunto a Punta Catania e che, che veramente ha collaborato in partnership con, con l'Associazione Culturale Non Solo Jazz per l'organizzazione soprattutto per quanto concerne la parte seminariale dei workshop e, e infine voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Piazza Almerina nella persona del sindaco professore Carmelo Nigrelli che veramente devo dire in maniera, in maniera assoluta. Hanno creduto fortemente prima e credono fortemente in questa manifestazione e insieme stiamo raggiungendo, devo dire, degli ottimi risultati. Volevo anche ringraziare il ristorante Amici Miei la persona di Andrea Giunta, che è una persona carissima, un mio caro amico, ma al di là di questo, una persona che ha creduto fortemente in questa manifestazione, E in tempi non sospetti come si vuol dire. E presso Amici Miei ci saranno i concerti del pranzo e ci saranno anche i concerti. Della mezzanotte che chiuderanno, diciamo, che chiuderanno la giornata concertistica. Ricordiamo ancora una volta le date? Le date sono 28, 29, 30 e 31 luglio 2011, Piazza Armerina. In bocca al lupo. Grazie.